L'argomento che questa sera faremo per l'incontro a due voci parla del mosaico fiorentino, un'attività antica molto affascinante che ci illustrerà l'architetto Antonella Nannicini. Come si definisce lei architetto e artista prediletto, perché oltre a essere un ottimo architetto e una conoscitrice splendida di questi argomenti antichi, è anche va bene, un artista. Bene così, quindi sentiamo un attimino Antonella cosa ci racconta stasera. Prego. Grazie Gerardo. Ecco, stasera ho voluto recuperare un'arte e un mestiere antico perché, come diceva Gerardo, hanno veramente tanto fascino. E perché recuperarli? È importante perché in queste arti, che a volte sono state dette arti minori, ma non lo sono affatto, c'è tanto mestiere, c'è tanta manualità, ma c'è tanto anche progetto e quindi cervello, Mano e cuore, passione. Quindi mi sembra giusto rivalutare e eh, mettere a conoscenza art questa arte. Il commesso o mosaico fiorentino, eh, come dice la parola stessa, commettere, è fatto, vediamo nella prima anche immagine da delle pietre dure accostate unite una all'altra committere dal latino eh, ovviamente è un lavoro di immensa pazienza dove ha eh, importanza la scelta del materiale del tipo di pietra dura del marmo da accostare e, e che eh, con grande eh, sforzo venivano tagliate in maniera precisa con degli strumenti banali semplici che poi andremo a analizzare questa arte che ha avuto il massimo splendore a Firenze è un'arte però che deriva anche eh, da epoca romana perché se possiamo vedere le altre due eh, diapositive, prima una e poi un'altra, eh, vediamo eh, degli esempi nel periodo romano di opus sectile. Queste sono immagini riprese dal Palazzo Massimo a Roma e vediamo che anche a Roma, nel periodo romano, usavano fare queste rappresentazioni mettendo dei materiali accostati uno all'altro, come un grande puzzle di, di marmi, più che altro loro adoperavano marmi, ma anche pietre preziose. Ce n'è anche un altro molto bello, ecco questa è una scena festeggiante, di festeggiante, di battaglia finta. E qui vediamo questi cavalli fatti con grossi pezzi di pietra, questo marmo verde. Quasi come... un Paolo. Questa... <ride> sì, davvero! <ride> eh, questo verde è a fondo, in fondo, e queste erano le cose che venivano fatte in epoca romana. Poi, successivamente, vengono col, col rinascimento: il rinascimento la, la rinascenza, la ricerca di tutta l'arte antica. Si ritorna anche a pensare di rilavorare in questa maniera, anche perché a Roma c'era tanto materiale di recupero. A eh. Roma arrivava tutto il materiale dall'impero romano e quindi arrivava, era arrivata tanta pietra, tanto materiali anche lavorati nei, nei, nei posti che i romani avevano um, conquistato. E quindi Roma era una cava. Immensa. Eh, nel periodo dell'antica Roma de, scusate, del Rinascimento mm. eh, si studiano tante, eh, scop cioè tante scoperte di archeologiche e si studiano eh, tante cose, anche questi mosaici eh, opus sectile, e si eh, comincia a pensare di riutilizzare questo materiale. Per cui la prima rina rinascenza del mosaico commesso avviene a Roma, ma poi arriva a Firenze e qui al massimo splendore. Perché? perché ci sono i medici a Firenze, eh, ci sono delle maestranze molto abili. C'è la voglia di, eh, di fare di questo mosaico quasi uno status symbol perché si facevano degli oggetti poi da donare alle grandi no. corti europee. I medici, specialmente poi nel periodo del Granducato, competevano con le corti europee, non avevano la loro ricchezza e non avevano la loro eh, forza politica, però potevano stare alla pari su queste cose di eh, arte che loro eh, facevano produrre e poi eh, re regalavano alle corti europee. E si mettevano in casa per sé. Allora dicevo dei medici: primo di tutti ci sa Cosimo dei Medici, il, il primo granduca, che lui era un appassionato di pietre e specialmente del porfido rosso. Eh. Quello egizio, quello duro. E se andiamo all'oquificio di Pietre Dure in Via degli Alfani al museo c'è cioè un, un, una festa, un busto suo fatto con questo marmo durissimo, cioè con questo materiale, perché non è un, un, un marmo, il porfido, questo materiale sì, sì. durissimo eh, eh, che però qualcuno gli, gli scalpellava. Perché certo, lui era... con, ecco, con i mezzi di cui disponevano loro, insomma, oggigiorno sarebbe già tanto diverso, ma le attrezzature. E quant'altro erano quelle che erano, insomma, se abbiamo avuto questi risultati, vuol dire erano persone con grosse capacità. Eh sì, ma veramente... se si pensa anche in Antico Egitto, lo lavoravano, i porfido rosso, Infatti. ci facevano tutti questi obelischi, queste sfinge, cioè erano gente che, che, che ci lavorava, poi, la mano d'opera non costava niente, c'è da dire niente, anche questo. Sì, però ecco, diciamo, oggigiorno <ride> molte cose purtroppo sono superate da altri metodi che poi, sono convinto, non lasceranno... Nell'eternità, i risultati che abbiamo per queste cose qui forse no, eh. forse no. <ride> E, oltre Cosimo de' Medici, anche suo figlio, eh, secondo Granduca Toscano, Francesco I, era un appassionato di pietre dure, ma un po' era in tutte le corti rinascimentali. Eh. Beatrice d'Este spendeva un si sa quanti soldi a Roma per farsi venire de delle cose antiche da poi mettere nella sua collezione. Era un una modo di collezionismo. Ma l'impulso vero e proprio lo dà Ferdinando I. Il terzo granduca eh, toscano, quello che era stato cardinale, che poi alla morte del fratello, insieme alla Bianca Cappello, eh, prese le redini del granducato. Dunque, eh, lui eh, istituisce a Firenze la Galleria dei Lavori. Cos'era la Galleria dei Lavori? Nel braccio corto degli Uffizi raduna tutte le maestranze più abili di Firenze per lavorare per la sua corte. E quindi c'erano i mosaicisti, eh, c'erano qui chi faceva gli arazzi, eh, tante spe specialità di persone che lavoravano per la corte. E questo è il primo esempio di manifattura di Stato. Poi verrà Re Sole con la manifattura Gobelin, esatto. verrà Rodolfo II di Praga con le sue manifatture... Carlo Borbone con le sue manifatture anche di Capodimonte a Napoli e a Madrid. Però eh, i primi sono i medici che praticamente eh, prendono tutte le maestranze migliori sul mercato e se le portano alla, alla galleria dei lavori e devono lavorare per loro, esclusivamente per loro. E il resto, che, che non sono eh, degni di entrare in questo entourage,. <ride> Eh, non possono continuare, per esempio, a fare mosaico fiorentino. Devono fare la scagliola, che è un'altra arte che... Sì. Meritava anche quella di essere illustrata, che è un'imitazione per certi versi del mosaico fiorentino. Ma il mosaico fiorentino è appannaggio esclusivo della Galleria dei Lavori e dei Medici. E lo stemma, l'abbiamo visto, dei Medici, che poi è uno dei tanti stemmi che verranno messi nella Cappella dei Principi. Eh certo. La Cappella dei Principi è proprio eh, il plus ultra di tutta questa lavorazione di mosaico, perché è, è quasi ridondante di tutti questi aspetti. Di stemmi, di tutte le città che sono um, soggiogate dai medici di, di motivi floreali che eh, ci sono in, um, nella, alla Cappella Medice. Andando avanti, vediamo invece delle immagini del, dell'officio delle Pietre Dure. Siamo al museo del, in Via degli Alfani. Cos'è l'Officio delle Pietre Dure? È il continuo della Galleria dei Lavori. La Galleria dei Lavori durerà per tutto il periodo del Granducato Toscano con i Medici e anche all'inizio con i Lorena, che arrivano, a, finita la dinastia Medici, a Firenze nel 1737 sì, circa. Ci siamo, sì, sì, eh? La prima metà 700. E invece la, 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 la Galleria dei Lavori viene spostata dagli Uffizi dal braccio corto degli Uffizi in questo opificio in via degli Alfani nel 1798 e si ricostituisce il laboratorio per, le, per lavorare le pietre dure. E poi tu. Tutto diciamo, è attivo l'Opificio delle Pietre sì, quindi eh, allora, non, non è una cosa che è finita nel tempo, finendo no. anche perché purtroppo molto spesso certe istituzioni terminavano con eh, l'esaurimento ecco, <ride> de, di quelli che erano i committenti, eh. invece qui continua e tuttora continua. perché insomma, hanno Prego. Scusa. No, 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 no. no, no diciamo, praticamente hanno anche tuttora diciamo, delle richieste di sistemazione, di cambiamento e basti pensare che anche chi è che deve accedere per poter poi lavorare all'interno di questa istituzione non ha diciamo, un percorso semplice. Eh no. bisogna, bisogna dimostrare di avere delle grosse capacità, delle conoscenze dell'arte antica e quant'altro, anche perché non si va a fare uno schizzo su una parete con uno spray e basta pur belli anche quelli, sarebbe quasi da farci una lezione. Sei polemiche, sì. eh? <ride> Di quelle cose. Però, sì. insomma, diciamo, avevano dei risultati veramente eccezionali. Sì. E lì all'Opificio, che poi, eh, l'Opificio, ve l'ho detto, è stato trasferito nel 1798, per tutto l'Ottocento, eh, fino all'Unità d'Italia ci si lavora, e sempre per la committenza che l'erano eh, il Granducato. Allora. Quando c'è cioè l'Unità d'Italia, finisce la committenza e sarebbe stata la fine anche dell'opificio, se non che mettano delle, delle sale ad ostensione dicevano un termine un po' desueto ad ostensione costituiscano un museo. Con cosa? Eh, pensate che lì. Ci si lavorava, quindi c'erano le rimanenze dei lavori. Non è che ci fosse il tavolo bello che era stato donato a Rodolfo II a Praga, né il tavolo certo. ottagonale che dei, dei medici che c'è nella tribuna a, agli uffizi. C'erano lavori più modesti, ma lavori che non erano stati finiti, o lavori in fase di restauro. E quindi con queste cose qui allestiscano e danno impulso ad un nuovo tipo di lavorazione per vedere di agganciare i nuovi borghesi, sì, per vedere di vendere qualcosa. D'altronde diciamo, i nuovi ricchi sono la borghesia, anche perché con l'avvento diciamo, lentamente all'inizio, poi più rapidamente di quello che è tra virgolette l'industria, cominciamo ad avere altre persone che dispongono di somme da poter utilizzare sia per quello che erano le cose importanti, ma anche per le cose piacevoli come mm -hmm. l'arte. Quindi la nuova borghesia saranno i nuovi committenti, i nuovi acquirenti delle opere d'arte, di tutto ciò che viene prodotto di bello certo, e importante. Certo, certo. E fu un direttore, il direttore Marchioni, che dette impulso a continuare la produzione ottocentesca. E un po' più semplificata proprio per vedere di venderla e poi ebbe un'altra intuizione di valorizzare il restauro e questa è stata l'intuizione vincente perché poi cosa è accaduto? Che l'istituzione dell'Officio delle Pietre Dure si è unito con, la con il centro di restauro della sovrintendenza quello eh, praticamente caldeggiato e voluto da... Um, Ugo Procaci nel 1932, eh, si sono uniti insieme dando uh, origine a quello che è l'Opificio delle Pietre Dure oggi, anche come centro di restauro. Che ha avuto cioè, eh, quello del Procaci, anche quello nacque lì alle poste, agli uffizi nel 1932, poi cominciarono a lavorare per il dopoguerra, per i danni di guerra, uh. e si trasferirono alla Fortezza d'Abbasso dopo l'alluvione del 66. E poi nel 75 c'è questa fusione e ora il centro di restauro è tutto uno, un certo. ufficio di pietre dure, che raccoglie sia il restauro della Fortezza d'Abbasso, dove in genere fanno tavole sul legno, affreschi e cose del genere, al Alfani viene fatto. Il restauro della, della, pietra, de, della pietra, dei mosaici, dei bronzi, mentre gli arazzi sono fatti nella Sala delle Bandiere a Palazzo Vecchio. Eh, ci vuole degli spazi, ci ci spazi grandi. E poi lì lo fu, fu preso, ehm, l'ho rivisto proprio in questi giorni: fu preso perché dovevano uh, restaurare gli arazzi della, del, del, del Salone sì, del Cinquecento. Sì, e quindi dovevano uh, avere un luogo vicino. L'Unità d'Italia aveva fatto questa grande sala per le bandiere per le, e ci, ci hanno messo questo centro certo. di restauro. Quindi quest, il, i restauratori fiorentini lavorano in più, in più sedi. Ecco. Comunque, ritornando all'opificio, vediamo qualche altra immagine. Questa è l'ultima sistemazione fatta da Adolfo Nafalini, dall'architetto Adolfo Natalini che ha realizzato nella sala al piano terra un doppio livello, è riuscito a fare un doppio volume, forse si vede nell'immagine successiva. Eccolo eh, qui, sì, nel doppio delle, livello. De, 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 degli ambienti altissimi, e quindi, quindi potevamo permettersi anche di dividerli. Certo, sotto abbiamo tutta la collezione antica, quel busto che dicevo di Cosimo de' Medici uh -huh. e tante altre cose. Nelle sale dietro ci sono tutta la collezione dell'Ottocento, le cose fatte nel periodo dopo l'unità d'Italia. Sopra è interessantissima, ci sono tutti i banchi dal lavoro, delle teche eh. Eh, con... Con tutti i materiali usati per fare il, um, il mosaico fiorentino, fra l'altro è sempre Marchionni che fece tutta la catalogazione di questi materiali, è stata ah, fatta sì, una eh, cosa in male, lavoro, eh, immagine perché è importante proprio anche a livello di materiali per capire che materiali eh. si usavano, perché i medici si facevano arrivare i materiali da, da un. Prima di tutto da Roma, perché da Roma, vi ho detto, certo. era un, un centro di recupero, il giallo della Numidia veniva da, da Roma. È, è stata una cava in tutti i sensi, sia sì. nel bene che nel male, perché hanno, <ride> hanno distrutto tanto per poter fare altre cose. Certamente. Ma ahimè, va bene, quello fa parte anche della storia di queste cose. Eh, sì. Poi, tramite anche il porto di Livorno, si facevano arrivare materiali da, dalla Corsica, eh. il diaspro per cui veniva dalla Corsica, da, scusate, il Porfido Rosso veniva dalla, dalla Corsica e altri tanti materiali addirittura dal Brasile. E poi dalla Germania, perché c'è una strada in Germania, la chiamano. Mi sembra la via delle pietre dure, come noi abbiamo eh, la via sì, del sì, vino, vino e loro c'hanno questa strada dove ci sono tutte queste cave di eh, materiali anche pregiati, poi cominciarono a, co a, a commerciare eh, con la Russia tramite i Demidov, quindi tanta malachite, ah, beh, tanto sì. materiale veniva anche da lì, quindi c'era un mercato di queste, queste pietre dure e sono state tutte catalogate al periodo del, de, di questo direttore Marchionni e sono in queste teche, ci sono delle cose splendide con tutte le sue etichettine scritte. Eh, certo. a mano dell'epoca sotto ci sono dei cassetti dove ci sono dei disegni splendidi perché facevano fare la scuola eh, certo. anche allora eh. e quindi c'erano le prove d'esame io ti farei vedere che disegni tipo quelli della Leonardo vecchia sì, maniera. Eh, abbiamo, abbiamo anche noi un archivio eh, e tra so. l'altro proprio rammentando il discorso che facevi sull'opificio delle pietre dure la gipsoteca della Leonardo soprattutto i pannelli della porta del paradiso sono tutte opere Prodotte dall'ufficio delle Pietre Dure che agli inizi del Novecento donarono a questa scuola che stava nascendo. D'arte da e mestieri, messieri, quindi, ci quindi ci si trovavano sì, legati. Ma è, non è tanto tempo fa che parlando con qualcuno, proprio a fronte del restauro che hanno dovuto fare delle Porte del Paradiso, ci dissero: Se si sapeva che a Prato c'erano queste cose, <ride> se non si stava a diventare matti per poter avere dei riferimenti sicuri. Lui perché insomma, sono, sono dei eh, A Prato c'è tutto. Dello, e, dello gli snobbano tutto. un po', eh, Fiorentini? No, ma è, purtroppo abbiamo la più bella città <ride> del mondo accanto, la e Allora, sì, ma... Non, non pensavano <ride> che a Prato si potesse avere... Eh. oddio oh, Andando avanti, vediamo un attimino. Ci dovrebbe essere ancora immagini ecco. di questo uh, mosaico, mosaico fiorentino. Allora, sì. ved vedete la varietà di, di, di materiale, il verde come è tutto screziato, il giallo. E esisteva, perché questi lavori non era una persona sola che li faceva, in genere erano più di uno. Prima di tutto c'era uno che faceva il disegno. Il disegno a volte era un acquerello fatto da uno di loro, oppure veniva preso anche il disegno di quelli che erano i grandi artisti dell'epoca. Eh. E poi venivano scelte le pietre e, tra, e ogni pietra veniva scelto il punto da tagliare e c'erano quelli che chiamavano i macchiatori, cioè le persone proprio addette a scegliere i vari punti della pietra. Un po' come per il mosaico tradizionale: c'era l'immaginarius che inventava il disegno, sì. c'era quello che faceva i pezzetti e poi il parietarius che doveva appiccicare letteralmente. Per, forza, sono lavori, soffitto, eh, eh. per esempio quel tavolo che dicevo, ottagonale, bellissimo, che è stato per un certo periodo lì all'Opificio, non è questo comunque da un'idea ah, del tipo di lavoro, eh, si può tenerla come immagine tranquillamente. Eh, quello che invece è ottagonale, che è la tribuna degli uffizi, purtroppo sì. non ho l'immagine. Ci hanno messo 11 anni-18 persone. Insomma, è, è grandino. Eh, quel tavolo. È grandino, è poi c'è dei dettagli, lo guardiamo anche qui, quanti piccoli dettagli. Sembra un tappeto, sembra un ricamo, invece è tutto intarsiato, tutto commesso, pezzetto pezzetto di colore. Ma è anche lì il discorso vedi del fatto che poi qualcuno sia andato alla scagliola perché un lavoro di questo genere aveva un costo non indifferente. Enorme, enorme. La scagliola era altro che un piano di gesso che veniva inciso. inciso, poi riempito di scagliola colorata, poi levigata e quant'altro. Questo era un lavoro importante con dei risultati diciamo, splendidi, però purtroppo aveva anche dei costi. Era un differenti. lavoro proprio per la cappella dei principi, dei eh, medici, e tanti un, un, paliotti e nelle chiese di campagna eh, venivano fatta a scagliola, se non direttamente sì. pinturati sì. a marmorino. No, pensiamo un pochino alla scagliola utilizzata a Prato, ad esempio a San Nicolò, nella chiesa e nel coro. Le, le colonne sono di, di serpentino di prato che poi sono state rivestite di scagliola quindi questo serpentino verde che è diventato un eh, bellino un marmo è un supporto successivo ora non si potrebbe le... più fare no, 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 taglierebbero ma è, le mani ma a, a fare di... una cosa del genere eh. con, con il serpentino che manca ed è solo per restauro Andare a foderarlo di. Eh, di, di perché, di gesso. Rendere, perché beh, nel periodo in cui dovevano rendere luminosa la chiesa, quindi, certo. dovendo rendere luminosa la chiesa, hanno rivestito queste colonne, altrimenti sarebbero state come quelle del Duomo. Il Duomo di Prato è un è serpentino. serpentino scuro. Certo. Lì invece le hanno schiarite, forse le monache volevano qualche cosa di più luminoso. <ride> allora, vediamo un attimo andando avanti. Ecco, questa è splendida, è una natura morte, è un particolare eh, di un tavolo. Non so se riuscite a vedere i, i gambi delle, de, delle rose, rose, dei fiori. Pensate che ora vi faccio capire è, come vengono rimaste. È un, un dipinto questo, è un, un dipinto. Infatti i medici dicevano la pittura a pietra, la, pittura, la chiamavano pittura un, a pietra. È un, è un difinto, il lapislazzulo che dava tanta ricchezza ecco, ed è, è splendido. splendido. Andiamo un attimino avanti che mi sembra si sia un po' di materiali. Ecco, ecco materiali più marfite. pregiati, la malachite. Il lapislazzolo, il calce, la Calcedonia veniva dalla Germania, il diaspro e sono quelle che proprio vengono chiamate le pietre più dure. Perché pietra dura le anche sì, in marmo, sì. eh, ma insomma... un calcareo. Per esempio, adopravano anche l'alberese. Sì. L'alberese lo chiamavano in certi punti anche Verde d'Arno, perché li andavano a prendere sciottoli di, di, di fiume anche in certo. arno, li segavano a fette e dentro ci trovavano. Dei disegni perché la, la pietra paesina che eh, è sempre alberese, infatti, alberese sì. tagliato e che dà questo effetto. Guarda la, 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 quella malachite lì. La che, malachite splendida. Che bellezza, insomma, sembra veramente la punta di un anello da, 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 eh. da, da signora, va bene, eh? molto bello. Andando avanti invece le si vedono grezze le pietre che fanno tutto un altro effetto, però i conoscitori sapevano vederci. Prima di tutto le venivano tagliate a fette, di, mettendole in una morsa, di un 4 mm, non ecco. di più, perché queste eh, tessere, eh, questi puzzle veniva fatto con delle cose molto fini, con delle lastre molto fini, delle lastre, ora io sui ce ne eh. una, ecco. La può essere di questa grande fine così, di poco spessore. Questo è un marmorosa del Portogallo, una cosa molto semplice, dove già c'è stato segato eh, delle cose. 3-4 mm più o meno. Sì, 3-4 mm. Eh. Andando avanti, segati con, eh, ora se lo faccio vedere, ecco. andiamo un po' in avanti. Ecco, cosa veniva fatto? Il disegno originale acquerellato veniva diviso a sezioni e ogni pezzetto veniva incollato sulla lastra veniva incollato sulla lastra, numerato, prima di andare a tagliarlo come ripeto il macchiatore sceglieva i vari punti ora qui nell'immagine nell vediamo che sono stati uh, uh, incollati due pezzetti a margine della lastra sì. ma a volte si poteva scegliere una cosa al centro e se si sceglieva una cosa al centro occorreva il trapano a vela che è nell'immagine successiva spero Eccolo qui ah, con sì. il trapanino a vela fuori dal disegno <ride> si faceva il foro, eh. in quel foro lì si andava a passare il filo dell'archetto della, della, dell che serviva a segare la pietra. Andando avanti si vedono alcune immagini del lavoro. Ecco qui vediamo un, un allievo che sta... Eh, segando, vedete la, la, la lamina è, di, di, di pietra è stata messa in una morsa. Non so se si riesce a capire bene. Lui fa questo sega con questo arco di castagno, con un filo di ferro, con una spatolina mette sopra della. Della sabbia de abrasiva, della, de della sostanza abrasiva con acqua, perché se no il filo si riscalderebbe eh sì, si sta, si e si romperebbe. Quindi, di continuo, il, mo il movimento è di mandare avanti il eh, segando e eh, bagnare. E mettere la sabbia sul filetto ancora delle immagini si possono scorrere bagnandolo si aderiva la sabbia al filo eccolo lì si sì. eh, ecco, aderisce sì, la sabbia sì. al filo e quindi diventa un, una sega sì, sì, ovviamente quindi, per va. tagliare un pezzo secondo la durezza si va dai 4 cm l'ora a un cm l'ora eh, quindi poi che... un'altra cosa, ora magari lo vediamo dopo, andiamo un attimino costava, avanti. Costava sì, costava ecco. cosa, ma... No, magari se è possibile, volevo far vedere l'archetta adesso. Ecco, l'archetta è questo, semplice arco di castagno con un filetto legato. Ora magari ci saranno anche un pochino più moderni, li faranno anche in acciaio sì, gli archi. però questo è uno strumento che qualsiasi persona si può fare da sé, andando nel bosco, trovando un ributto di castagno che è più flessibile, sì. oppure un rametto di castagno tenendolo nell'acqua, facendolo piegare e legandolo. Quindi veniva, si segava, col, con la palettina si prendeva con um, questo... Coltellino, si prendeva la sabbia abrasiva con l'acqua, si dava sopra il filo e si andava a tagliare. Va bene? Quindi, un, un lavoro molto, molto lungo. Perché sì? cioè, cioè, se, se tu mi parli di X centimetri o meno. Un centimetro ogni quattro ore su una, su una durezza media. 25 mila. Cioè, no, Ma se arrivava su, su alcuni materiali ancora un centimetro l'ora. Il taglio poi, per complicare le cose, non era diritto, cioè non era eh, perpendicolare alla lastra, perché si doveva in qualche maniera fare un taglio. Non so se si riesce a vederlo, comunque se no ve lo spiego con le mani: un taglio un pochino inclinato. Perché tra un pezzo e l'altro, andando a accostarlo, inclinato si aveva un doppio vantaggio. Prima di tutto si poteva accostare eh, con di mando fino all'inverosimile i due pezzi, sì, sì, perché c'era meno superficie da, da toccare, potevano da, combaciare, combaciare perfettamente. perfettamente. In più si, si creava un vano per la colla per tenere sì, insieme, insieme i due pezzi. Ora se si arrivava... Sì, anche Se l'avessero fatto per pen, parallelo... Non si incollava? No, no, non solo non si incollava, la colla avrebbe creato uno spessore. Eh, se si quindi, metteva dentro sì, creando uno spessore, mentre obliqui... I certo. due pezzi combaciavano e la colla messa lì... Era dal dietro. da dietro. Sì, era il giochino chiamava. che qui io no, non lo no, posso infatti, far vedere, ma no, che no, era ma è, questo... giustamente, non l'hai fatto con le mani, va bene, sì. quindi tranquillamente. Andiamo un attimo avanti. Ecco, se la figura appare così, questo come ripeto, è opera di un allievo, perché quando ero direttrice al laboratorio di Vainella... Eh. Mi piaceva fare fece dei corsi proprio di recupero di arti antiche Bello. e uno fu questo sulla scagliola. Oh, scusa, sul commesso su, su. e uno sulla, sulla scagliola. scagliola. Per, la, per il commesso fiorentino mi mise in contatto il nostro amico Roberto Ceccherini con il maestro um, Nino Narvarrete, eh, che è un, un mosaicista fiorentino, nonché artista anche in tutti i sensi, perché è anche scultore. Eh, che è venuto a fare arte dalla Colombia in, in Italia, a Firenze, e poi ci è rimasto. Ha imparato eh. quest'arte del mosaico fiorentino e lui la opera proprio come eh, espressione artistica. Eh beh, certo. e Dopo ho messo eh. anche delle opere sue. Allora fu fatto questo corso e niente, e, quindi ho fatto delle foto durante, durante il corso. Cioè non sono opere egregie, però sono, ah, insomma, regolo, è, ecco, di, di dietro sì, si vede infatti, che è là. stato fissato. Sì. con la scera e la colofonia, cioè la, 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 la pece greca. Sì, sì. È stato tutto fissato e dalla parte eh, davanti invece si comincia a combaciare. Andando avanti, si vede questo pezzo, ecco, si vede la fodera. Cos'è la fodera? Ovviamente tutti questi pezzettini insieme, tenuti insieme dalla scera e dalla colofonia... Venivano levigati anche dalla parte eh, retrostante e poi incollati su un supporto per dargli eh, resistenza. Sì, e in genere era la per lavagna, ah, eh, l'ardesia. Per sì, cui sì, veniva sì. messo su un piano d'ardesia pari, tutto pari, e poi prov prov provvedeva a lucidare sul, certo. sul davanti. Vediamo un pochino immagini, ecco quella che avevamo visto, questo è fatto solo con marmi, per cui sarebbe più un opus sectile che non un mosaico fiorentino, ma sono tutti pezzi di, di, di marmo accostati in maniera abbastanza, ah, non perché, abbastanza precisa, sì. Qui invece vediamo un'opera completa di questo maestro eh, Navarrete. Parte con il disegno, ah, con ecco il disegno. Sì. si sta fa ha fatto praticamente un, uh, un particolare de del Duomo di Firenze a pezzettini, l'ha incollato è insieme, è un puzzle, è un, puzzle. Eh. È un lavoro per, se ci si pensa un po' maniacale. Eh? Sì perché insomma ci vuole non no, so quanta so pazienza, io non so ma nonostante. Ci vuole tantissima pazienza, eh. se noi si pensa, cioè, è un lavoro proprio che eh, ha bisogno di una corte, come potevano essere i, i sì, granduchi sì, sì. che avevano soldi da spendere e avevano bisogno di far vedere quello eh beh, che era facevano una, una dimostrazione di potenza economica eh, eh, sì, di potenza economica di anche di cultura di detto, cultura ecco, volevo dire proprio questo, di cultura perché, eh, insomma, dimostrare che, di conoscere certi mestieri, certe opere particolari e dimostrare di averle, quindi di essere degli eh, avanti di questo tipo di attività, di averle in casa, insomma, era, era, insomma, Di valorizzarle, stato, di usarle. Era uno stato simbolo. Di di, ma se gli erano uno stato, stato simbolo, simbol, non, non, non è enorme, enorme. Eh. Infatti, ho detto, finiti i medici, si è dovuto tutto arrangiare in, una, in un modo diverso. C'è ancora lì il restauro, fortunatamente, sì, fortunatamente perché vediamo. il restauro ci deve essere, sì. E comunque la fortuna massima l'ha avuto col periodo dei medici e con il Granducato anche con i Lorena, perché oh, le Cappelle Medice ci hanno lavorato fino all'Ottocento. Marchioni ha fatto dei disegni sì. per, per le Cappelle Medice, quindi è stato un cantiere, se si pensa, da, di, 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 di tanti secoli. D'altronde questo tipo diciamo anche di, di, di attività metteva in condizione di formare delle maestranze anche perché non c'erano, oggigiorno ci sono. Chiamano, ormai li chiamano licei artistici, che sono una cosa completamente diversa da quello che era l'istituto d'arte. Però la scuola d'arte dava la formazione culturale e manuale, cioè dava un mestiere. Ma a quell'epoca non c'era niente, si doveva andare da un artista, da un artigiano, da colui che. Bottega. Eh, a bottega. e lì, stando con tanta pazienza e con tanta umiltà, seguire il maestro, imparare il mestiere e chi aveva la fortuna di riuscire ad acquisire tutte queste informazioni e tutto il resto, un po' alla volta metteva su bottega, continuava l'attività e si affermava. Sì. Eh, cosa e proprio... spesso maestri non è che nelle botteghe insegnassero più di tanto, no, no, bisognava no, avere ma... occhio. Sì, bisognava rubare con gli occhi. Bravo. No, 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 questo era, è un termine che io sentii dire presto, eh, finito l'istituto d'arte, quando cominciai a fare qualcosa prima di andare all'accademia, e un'azienda eh, un dove andare a collaborare, c'era questo signore che dirigeva un po' tutto e mi disse, te rubi con gli occhi, ho capito. Sì, Quindi, sì, sì, lei termine è di quello, quello, bisogna rubare sì, con sì, gli sì, occhi. Sì, sì, perché il maestro fa, lavora, poi se hai voglia di acquisire lo fai stando attento, altrimenti niente. E a quell'epoca era tutto così, tutto così. Però è, è affascinante se pensiamo a ciò che hanno lasciato e a quanto insomma, tu ci stai raccontando su questa... Splendida esperienza del passato. E allora vedi anche questo: che il mosaico fiorentino a Firenze ci sono ancora alcune botteghe che lo fanno. Proprio lì vicino a Via degli Alfani, al museo, c'è una bottega e poi per i turisti fa vedere proprio la lavorazione e fa prendere il gadget. Ed è piuttosto. è un'altra sul, sul lungarno. Ci sono queste botteghe. Ma sono così gelose delle sue cose perché eh, quest'allievo qui che mi ha prestato l'archetto, e poi lo posso dire ai miei, marito, perché <ride> io quando eh, feci fare quel cor, questo corso come regalo di compleanno gli regalai Beh. questo corso, a lui gli è piaciuto tantissimo e sta continuando a lavorare, è una cosa incredibile. Certo per un medico <ride> insomma, il marito di Nattonella è un medico, che, insomma, un medico che ha una bella manualità, niente male. Sì, quella sì, veramente tanta. La difficoltà la trova nel trovare le pietre tagliate a fette, perché eh. non è semplice andare al negozio e dire io vorrei una pietra, mi date una fetta di malachite? A parte no, il costo, eh, o una fetta di lapislazzo, non te le vendano. Ma qualche marmista che fa gli stessi Ecco, ecco gli questi, scarti questi di qualche, qui sono marmi, ma scarti, si lavora marmi, eh, non pietri. Eh, certo. Questo è un marmo rosa del Portogallo. Però è, più, è più tenero da tagliare. Rispetto dipende, alle perché lui ha adoperato, per esempio, l'Azul Macuba. Che mm -hmm. è durissimo, no? è, un, eh, è un azzurro che viene dal, dal Brasile, sì, sì, è sì. molto duro, cioè, anche tra i marmi ci sono quelli più duri certo. e quelli più teneri. Comunque, ecco, le pietre non si trovano: tu puoi andare a piangere anche in ginocchio, dirgli che non fai per metterti in concorrenza, ma per fare oggettistica casalinga non te la vendano, ed è difficile trovare anche qualcuno che ti insegni, ecco perché quando l'abbiamo trovato, ha detto questo Navarrete, che è un bravo maestro, si continua a vedere le sue opere, mi sono meravigliata che venisse spontaneamente a insegnare. Qui lui ha adoperato della cera eh, rossa, sì. siamo dalla parte è retrostante, di dietro, sì, sì, si vede. e andando Vediamo. avanti... Vediamo che poi la pulisce, la leva tutta, certo. quando è, la pareggia tutto, pulisce tutto, poi viene rovesciata e lucidata. Anche eh, la lucidatura sì. è un'arte perché eh. si parte come, come per il marmo, dalle cose più fini, da Ma un con abrasivo la, con, la, più... con la pomice, con la polvere di pomice. Sì, con le polveri, sì, da quelle un po' in più a grana più grossa via via, sì, quelle sì, più sì. fine. Beh, certo. Eh, beh, insomma, ottene... Mi sembra. Che il risultato sia. Queste differente. sono cose che, anche, che lui vende, ma anche nei negozi di Firenze ci sono queste cose, a parte che poi, come tutte le cose, sono subentrati cinesi. Ho capito. Beh, capito. Anche Beh. perché, però diciamo, ecco, un oggetto del genere non deve essere, deve essere anche capito, eh, perché sì. cioè, considerando il tempo che ci vuole, il, il costo del materiale e quant'altro, il risultato è un risultato diciamo splendido, ma costoso, e non tutti riescano a capire. Cos'è che ha fatto questa persona? Poi il lavoro c'è dietro. Oh, dici, giustamente, i cinesi portano avanti... Allora, con il laser si fa tante cose. Eh, infatti, il laser ha sostituito l'archetto. Pensiamo che per fare un centimetro ci vuole quattro ore... I materiali più duri? Quindi, sì. ecco, punto, il, con il sistema laser eh, si mettono lì, mettono il disegno tagliano tutto, ottengono il risultato senza troppi sforzi. Se lo allora, sapevano medici, sa cosa sì, avrebbero ma, fatto. Sì, ma, ma <ride> ovviamente, il, allora, però c'è una cosa, l'archetto è una cosa affascinante. Sì, e pensare con ecco, una cosa così, oh. rustica così, cosa si riesce a fare? Andiamo avanti con l'immagine, eh. lo vediamo. Eh, Questa è un, una riproduzione di fattori. Eh, fattori, guarda, dici, guarda. Vada come, anche qui la scelta delle sì. pietre, dei colori, tutto fa anche perché ha fatto diciamo, un, ha un risultato fresco dal punto di vista di immagine non è il mosaico precisino è piuttosto fresco, piuttosto spontaneo quindi è un bel risultato andando ancora avanti eh. ecco qui fa delle cose invece moderne si sì, cioè sì. la dopra come eh, come sua sensibilità artistica è riuscita eh. a fare qualcosa di moderno di tutto, però queste cose qui lui le taglia tutte con l'archetto mamma mia Immagino che i suoi prodotti abbiano anche un costo non indifferente. E per perché, forza, eh, ehm, di questo genere. Guarda che cioè, la ricchezza di questo turchese vabbè, con lo cui lo si accidente. conclude è, è, è eccezionale. Ora, non ritornando sì, ai discorsi, è ovvio che già all'epoca se le erano poste delle domande di questo costo e quindi venne fuori la scagliola, che si fanno cose bellissime, eh? teniamoci sì, 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 anche con la scagliola, molto più calde perché il, il, la pietratura è fredda. Il grosso che vendono a Firenze poi sui Lungarni è Scagliola, perché diciamo il... Cioè quelle è quell'altro. Sì, quel quelle ma di nuovo la Scagliola è un prodotto più commerciale, perché sì. insomma ha, ha un costo inferiore in quanto la lavorazione è molto più semplice. E ovviamente arrivò proprio perché, a parte Faenza, da Firenze a Faenza è un salto, va bene, a Faenza lo facevano, c'è cioè vicino a Brisighella... Carpi, tanti. Car Carpi tantissimo. e lì ce l'è le colline di Brisighella dove, dove mm. portavamo via questo gesto e contemporaneamente ah. eh, nacque la scagliola proprio in maniera contemporanea o un pochino prima nella, in, in, in Germania eh. comunque io concluderei così Farei un invito veramente alle persone, se non ci sono state, ad andare al museo dell'Opificio di Pietre Dure in via degli Alfani perché eh, Firenze ha tantissime cose e questo è un museo un po' di nicchia, se uno non lo sa non ci va. Eh. E invece eh, secondo me la grandezza di Firenze è anche in questa cosa qui. Ah, dobbiamo dire che a Firenze non c'è solo gli uffizi o l'Accademia. Ci sono tante diciamo, piccole cose, o grandi cose, dipende come uno lo può intendere, che ci dimostrano quello che è la creatività, l'inventiva e lo splendore del lavoro fatto a Firenze da tanti piccoli artigiani. Sì, eh? per cui un, un appuntamento veramente, eh, da andare a Firenze. È un'idea, un'idea per, per una gita diversa a Firenze. Bene. <ride> Arrivederci, Bene, buonasera. Gra grazie Antonella, grazie di questa bella grazie chiacchierata e buona serata a tutti.